Ciao a tutti e benvenuti in un altro video di pulizie. Qui vi sto facendo vedere la condizione della mia camera, che è praticamente così. Comincio un po' a mettere a posto, diciamo, i panni puliti che trovo in giro e dopo comincio a sistemare anche la scrivania nel miglior modo possibile per poter rimettere il computer portatile lì. Se mi vedete in canottiera è perché l'ho registrato, mi pare, intorno alla fine di agosto, che faceva ancora caldo, e per questo è che mi vedete in canottiera, perché io a ottobre già sto con doppia maglietta, maglione, cappello dentro casa perché si muore davvero di freddo. Qui sto mettendo la macchina da cucire dentro l'armadio perché quando non mi serve tendo a metterla dentro l'armadio in modo da tenere più ordinata la camera. Qui sto mettendo a posto, diciamo, anelli, bracciali che mia nipote ha sparso per tutta casa perché piace svuotare quella mini cassettiera. Io non so per quale motivo, ma ogni tanto mi ritrovo a mettere a posto pedalini che non hanno il compagno. Adesso non so se è un mistero della lavatrice o perché rimangono in bagno. Non so, vediamolo anche voi se avete lo stesso problema. Ho provato anche a metterli accompagnati, ma rischio che uno di due non venga lavato come mi è successo. Quindi, voi che metodo utilizzate per non far scompagnare i pedalini? Questa maglietta che sto piegando mi sa che prima o poi farà una brutta fine perché è completamente sprindellata e quasi quasi trasparente. Infatti la sto usando in estate. Sì, in estate, vabbè. La utilizzo dentro casa per quanto è trasparente. Cambiamento di postazione, qui sto pulendo il letto che una volta era di mia sorella. Anche quella canottiera verde che sto piegando è talmente trasparente che più delle volte non la metto neanche per dentro casa, la tengo giusto per scorta, però quasi quasi la dovrei buttare. Io più o meno ogni settimana ho una pila di panni da mettere a posto perché quando mia madre me li porta in camera non li metto mai, mai, mai subito a posto ed è un errore gravissimo perché bisogna sempre metterli a posto una volta lavati. Ho una messa a posto molto strana, prima o poi farò il video di come metto a posto la roba sia dentro i cassetti che dentro l'armadio, perché lì anche dentro l'armadio ho un ordine un po' strano. Vi ho fatto vedere che comunque la camera è tornata più o meno decente, non è in ordine al 100%, ma è alquanto ordinata. Ci vediamo al prossimo video, che è giovedì alle 10 e ciao!